Stefano Meli, presidente di Confcooperative Firenze e Prato, si parla molto di cooperative in senso negativo legate a appalti truccati ultimamente, ovviamente per casi specifici, in particolar modo ultimamente nel Modenese, ma ancora prima di Roma Capitale. Insomma, sembra che le cronache ci portino a pensare, se uno non approfondisce, che il sistema virtuoso, messo su dalle cooperative non era poi esente dal malaffare. Se noi guardiamo l'aspetto illegale, questo è veramente isolato, cioè non è una cosa diffusa nel mondo operativo, infatti ci dispiace che venga equiparato. Poi, detto questo, è chiaro che dobbiamo cercare anche nomi come cooperazione, come associazioni di categoria, cooperative, come di cioè, isolare questi aspetti. Non dobbiamo coprire niente, cioè, anzi, dobbiamo, cioè, è Una nell'interesse riflessione però nostro, l'avete fatta. insieme alle altre associazioni con il processo di fusione dell'ACI, questo è un argomento di discussione. Però noi abbiamo fatto da 2 anni fa, iniziato un processo, si chiama conferenza organizzativa, proprio per cercare di evidenziare quelli che sono i requisiti del modello organizzativo trasparente, futuro, con impegni anche personali, per esempio di tutti gli amministratori, tutti i responsabili. Io come presidente dell'associazione, per diventare presidente dell'associazione, insomma, anche, diciamo, insomma, ho sottoscritto un atto di legalità, si chiama proprio un documento di trasparenza, in cui ho preso gli impegni nei confronti, per esempio, dei rapporti dell'ente pubblico, per cui non posso esercitare cariche in strutture che siano, diciamo, di legami con l'ente pubblico, non posso istituire, non potrei essere contestualmente amministratore pubblico e presidente dell'associazione, comunque nelle cooperative associazione. Abbiamo dei rapporti di trasparenza, di non commistione con i partiti politici, per cui in questo senso abbiamo anche una, Se diciamo, questi penso agli impegni non impegni, vengono rispettati, ecco, cosa sì, c'è la accade? decadenza dalle cariche, ecco, immediato.